Ma quanto tempo è che non vi porto qualcosa inerente al cinema? Per cui oggi rimediamo, dopo tanto tempo, con il consueto, poi, trittico di contenuti che personalmente mi sento di consigliarvi attualmente su Netflix. Sono state aggiornate una marea di cose dall'ultima volta che ho fatto un video sull'argomento, per cui ci sarebbe tanto da recuperare e cercherò di farlo nei prossimi tempi perché mi piacerebbe che questa diventasse un po' una colonna di questo canale, visto che è l'unico reale contenuto a sfondo cinematografico che porto, per cui, come sempre, fatemi sapere se vi piace, se qualcosa lo migliorereste, se qualcosa lo cambiereste, insomma, parliamone come sempre. Detto ciò, passiamo all'offerta di oggi. Come sempre, tre film, anzi, tre contenuti. Abbiamo due film e una serie, non ancora completa, per cui avremo modo di parlarne. E cominciamo da Il Canale. Allora, Il Canale forse è il film un po' più debole che vi propongo oggi, ma è un film che sicuramente potrebbe risultare interessante per coloro che amano gli horror psicologici. Non è un capolavoro, doverosa premessa, non è il film che vi rimarrà impresso per l'eternità e di cui parlerete ai vostri figli, no. Però è un film interessante. Leggiamo la trama. Un archivista di film vede in un filmato che la casa in cui vive è stata la scena di un efferato omicidio e il fatto getta ombre malevole sulla sua vita attuale. La premessa è interessante, questo ricalca un po' tanti altri film del genere e diciamo che se siete un po' abituati, avete una certa familiarità col genere horror psicologici, probabilmente fiuterete il finale un'ora prima rispetto a amici che magari non hanno questa predilezione. Però resta il fatto che, per quanto a tratti un po' scontato nella sua evoluzione, è un film che vi regalerà qualche saltino, un film che vi terrà con un filo d'ansia addosso lungo tutto il suo corso, un film che per quell'ora e 33 che dura merita sicuramente un'occhiata, sempre che siate chiaramente appassionati di pellicole di questo genere. Poi abbiamo Contrattempo, che si chiama The Invisible Guest in inglese, che il titolo originale è Contratiempo, perché è un film spagnolo. Che, detta così, so che insomma il cinema spagnolo non è considerato proprio all'avanguardissima del mondo cinematografico, almeno non nell'immaginario collettivo. Insomma, non è che uno, se pensa all'industria cinematografica spagnola, dice: oh, capolavori! No, non è che sia uscito tutto sto granché, se non ogni tanto. Ma devo dire che questo Contrattempo è probabilmente uno dei thriller più belli che io abbia visto nella mia vita. Che detta così potreste pensare che io stia esagerando. No, guardatelo e mi saprete dare ragione. Perché? Dopo essersi svegliato a fianco del cadavere dell'amante, un giovane uomo d'affari ingaggia un'avvocatessa per capire in che modo è finito tra gli indagati di omicidio. Avete presente quei film che voi guardate, vi fate un'idea e alla fine rimanete a fine film a fissare lo schermo con i titoli che scorrono senza sapere cosa sia accaduto alla vostra vita e se mai vi riprenderete? Ecco, Contrattempo è uno di quei film che vi faranno questo effetto. Non, cioè, vi serviranno ore, vi serviranno giorni forse per riprendervi dall'evoluzione di un film che, a differenza del Canale di cui parlavamo prima, è altamente imprevedibile, è altamente sorprendente, è tutt'altro che scontato. Io chiaramente non posso scendere nei dettagli, altrimenti vi rovinerei tutto. Vi basti sapere che la sceneggiatura è una delle più belle che io abbia mai visto. Gli attori sono, per quanto sconosciuti ai più, sono veramente bravi. Interpretazioni notevoli da parte di tutto il cast, tranne qualche rara eccezione, vabbè, ci sta sempre. Nel complesso, credo che se lo guarderete con entusiasmo e con convinzione, con fiducia, potrebbe rivelarsi uno dei film che vi rimarranno più impressi tra quelli che vedrete quest'anno, alla faccia dei grandi nomi di cui tutti parlano. E spesso e volentieri, magari sarebbe più consigliabile dare un'occhiata a film un po' meno conosciuti, ma magari più interessanti. E chiudiamo il trittico di oggi con l'originale Netflix che non ti aspetti, ovvero Castlevania, la serie animata dedicata all'omonima saga videoludica. Un cacciatore di vampiri cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula, ispirato alla classica serie di videogiochi. Io non gli davo 2 lire, tant'è che appunto chi mi segue su Facebook nella pagina del canale sa che prima di guardarlo ho chiesto agli altri, ho chiesto a voi un parere, un'idea, com'è, come non è, perché non volevo buttare il tempo. Si sa che spesso e volentieri quando si parla di produzioni televisivo-cinematografiche
basate sui videogiochi, la porcata è un po' sempre dietro l'angolo, per non dire di peggio. Di conseguenza non avevo grandi aspettative. L'ho guardato con un sano senso di diffidenza le prime 4 puntate, chiaramente, e devo dire che è tanta roba. Nonostante abbia trovato alcuni punti forse un po' troppo lenti, perché alcune serie animate giapponesi hanno sto vizio di rincoglionirti di parole di cui faresti volentieri a meno, perché alcuni dialoghi non sono così entusiasmanti. Non parlo semplicemente di durata del dialogo, ma proprio del modo in cui viene sviluppato. Alcuni dialoghi sono un po' pesantini, però diciamo che se uno riesce a non abbioccarsi nei momenti in cui chiacchierano le cose che sono raccontate in maniera un po' così, potevano essere un po' più esaltanti il modo di raccontarle, è una serie che sembra avere un gran bel potenziale. Mi auguro che insomma anche il proseguo sia all'altezza di quello che si è visto all'inizio. Sembra che sia un degno fanservice, ecco, mettiamola così. E mi auguro, visto che la stessa produzione si occuperà anche della serie animata di Assassin's Creed, che insomma questa cosa dia il via magari a una tradizione di belle serie animate dedicate ai videogiochi. Sarebbe bello. Detto ciò, niente ragazzi, io direi che il trittico si chiude qua. Fatemi sapere voi però cosa ne pensate di quello che vi ho proposto oggi, se lo avete visto. E ovviamente, come sempre, se avete anche voi cose da consigliare al sottoscritto, sarebbe lieto di guardarle e poi eventualmente proporle qua nella nostra rubrica dedicata a Netflix. Per cui niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.